Buongiorno a tutti, naturalmente, benvenuti, bentornati. No, credo non ci sia nessuno degli anni passati. Arrivando qui pensavo, è il sesto o il settimo anno che c'è al Cinecampus, Tina? Siamo al sesto. Siamo al sesto, quindi siamo in prima elementare in realtà. Ripetenti? Ripetenti no, quasi nessuno. Però veramente se ne va, ma la voce arriva, no? Io sento che se ne va, no? Se ne va. È abbastanza flebile. Naturalmente do il benvenuto e ringrazio, ringrazio Giuliano Montalvo di essere con noi e non potevamo credo cominciare le nostre conversazioni, perché poi questo sono, lo dico subito, come negli anni passati l'idea è, io mi limito a fare da tramite naturalmente, dare a voi la possibilità di incontrare, in questo caso abbiamo tutti i registi, mentre negli anni passati è capitato anche di avere dei direttori della fotografia o degli sceneggiatori, per avvicinarci o per addentrarci, molti di voi lo so, credo che quest'anno avete già avuto, almeno così ho raccontato a Giuliano, quindi spero di non essere smentito subito, delle esperienze all'interno del mondo dove si fabbricano delle immagini, delle storie, degli schemi di racconto, dei pezzi di immaginazione condivisa. Sono delle chiacchierate, perché questo credo sia il tono giusto. Io comincerò a porre delle questioni, poi come sempre credo che la cosa più interessante sia per i nostri ospiti e più forse più utile per voi è poi che siate voi a fare delle domande senza nessun tipo di imbarazzo. Arrivando qui, io ho lasciato l'automobile all'auditorio, sono stato molto disciplinato, quello non ce la farei mai, si vede anche dalla stazza. Non vale la pena, non serve più, è inutile. Pensavo una cosa che poi ha coinciso con una cosa che tu hai detto adesso in ascensore, Giuliano. No? Giuliano Montalvo è protagonista di uno dei documentari 4 volte 20 anni, perché in realtà 20 anni... Erotti. Vabbè, diciamo 4 volte, sì, poi veniva male però, perché metto una virgola, che è stato realizzato da Marco Spagnoli, che è stato presentato a questa edizione del Festival Internazionale del Film di Roma. In realtà un documentario come una chiacchierata, soprattutto se la chiacchierata sta dentro le 2 ore, così come un'intervista, se tra voi ci fosse forse uno o due che pensano di intervistare o di lavorare scrivendo, non di cinema ma intorno al cinema, ha un'infinità di possibilità. Stamattina ho ripassato, non perché non la conosca, tra l'altro Giuliano Montalvo è un attore, è stato attore, è stato ed è, ogni tanto lo disturbiamo da ogni parte, è stato ufficialmente uno dei conduttori di questa trasmissione di Radio 3, e raccontare una carriera ti offre la possibilità di avere 1000 porte davanti, quindi da dove cominciare. Io ho immaginato 2 o 3 ipotesi, per cui alcune sono porte che sono state aperte 1000 volte, ti costringeranno forse, anzi sicuramente, a ripetere, come detto che voi li conosciate naturalmente, questi aspetti del lavoro e della storia professionale di Giuliano Montalvo. Quindi cominciamo dalla porta più semplice, che è proprio quella degli inizi, perché soprattutto per le persone più giovani, 3 giorni fa eravamo, piccolo aneddoto, non particolarmente interessante, ma utile per quello che è stato detto, eravamo ad Agrigento per l'Efoco d'Oro, che quest'anno è andato a Gianni Amelio, ed eravamo a tavolo, c'era Gianni Amelio, c'era Costanza Quadriglio, che è una brava documentarista, e poi c'era un giovane che sta finendo l'università e che aspira a fare il cinema. E Costanza e questo giovane insistevano dicendo: ma ora è tutto molto difficile, molto complicato. Allora, questa cosa è andata avanti per un quarto d'ora, 20 minuti, che è vero, nessuno nega questa evidenza. Gianni Amelio a un certo punto ha detto: ragazzi, mi spiace deludervi, ma vi assicuro che quando io ho cominciato nel 1965 era ancora più difficile, o forse ogni generazione nella sua giovinezza ha, quando ha di fronte un mondo nel quale vuole giustamente occupare giustamente se poi ha talento naturalmente, un posto, la vede come complicatissima, mentre prima chissà quanto fosse sempre. E quindi Gianni ha raccontato, questo però è un argomento di un'altra conversazione che faremo magari nei prossimi anni, di quanto a metà degli anni 60 non fosse affatto semplice accedere alla professione.
Quando tu hai cominciato, qual era la situazione? Quando io ho cominciato, era il 1950 e Gianni Amelio andava alle scuole medie. Ci sei adesso? Il 1950, per dirvi, era, volevano, io ero estraneo al mondo del cinema, ovviamente a Genova, 1950, immaginate come era lontana Roma. C'è un'iniziativa, fare un film sulla resistenza a Genova, Actium Banditi, ma il ministero, le istituzioni, i produttori inesistenti per quel tema, quella tematica, soprattutto per qualche cosa che era cambiato nel cinema, basta con questo tipo di film, i pari sporchi per esempio, la famosa battuta di un signore che è ancora tra di noi, vivissimo, parlo di Andrea Bava. E diceva, qualcuno ti osava vivissimo. Beh, insomma, era, insomma, c'è. Allora, questo signore aveva già allora al ministero dello spettacolo e l'input era basta con questo cinema, per cui non si poteva fare quel film e a Genova è nata la cooperativa spettatori produttori cinematografici. Gli spettatori, i portuali, i futuri spettatori, i portuali, gli intellettuali, i tranvieri, gli operai dei cantieri navali, gli impiegati, insomma, sottoscrissero delle azioni da, poi si dice che in Genova siamo tirati, da 200 lire l'una all'epoca, per permettere a Lizzani di esordire, per permettere a Gianni Venanzo fare il suo primo film, per permettere a Carlo Di Palma di essere la prima volta operatore alla macchina, a Enrico Menzio di fare il fotografo di scena, a Giovanni Giannelli di fare la prima volta il produttore e a me di essere per la prima volta davanti alla macchina presa. Una sottoscrizione popolare, per dirvi che cosa era il 1950. Tant'è vero che non dimenticherò mai, vedendomi estasiato dal mondo del cinema, affascinato, non avevo mai visto la macchina presa, non avevo mai immaginato cose non sette, arrivarono da Roma, da Luigi, dal primo, forse dal quarto film, Andrea Checchi, Lamberto Maggiorani, mitico attore di biciclette, tutti intorno su questo set, l'incontro tra il gruppo di Genova e poi questi che venivano da Roma, pochissimi, ma questo gruppo, poi addirittura ci arrivò il divieto di usare le armi, quelle per il cinema, quelle film. Arrivò anche questo divieto e dei artigiani genovesi della Val Polcevera fecero delle armi di legno, per cui avevamo pistole di legno, mitra di legno, fucili di legno, mitragliatori di legno e più di una comparsa anche sottoscritto, ogni tanto pam pam con la bocca di veniva a fare così, non sentivano mosso e con la pazienza che Lizzani aveva, avrà sempre avuto quest'uomo magnifico, diceva buoni ragazzi, poi lo mettiamo dopo con gli effetti, però veniva distinto, con i bambini, ma è naturale, non sentivamo i botti. Però mi ricordo che il capo macchinista, vedendomi, lo chiamavano Nasone, poi ho capito bene perché aveva un grande naso come il mio, ma però io ho detto dottor Nasone, perché a Roma sono tutti i dottori, sentivo che tutti erano dottor, anch'io, e a dottor Nasone, che poi non si chiamava così, gli ho detto scusi dottor Nasone, ma che bello il cinema, ti piace? Sì, lascia perdere, il cinema è in crisi. Era il 1950, allora questa parola mi fa morire da ridere, perché l'abbiamo vista in tutti i colori. Quello che vedete adesso è uno dei tanti periodi che abbiamo attraversato, però abbiamo inventato cose incredibili, abbiamo inventato il neorealismo, è stato inventato da Sergio Leone, ha insegnato come si fa il western americano, ha insegnato il cringismo come si fa il regista, abbiamo, lo sapete Tarantino che colleziona di tutto e di più, Inti che là, il mio collaboratore sa benissimo che Tarantino quando mi facevano una rassegna dei miei film in Spagna, cercavamo gli intoccabili, primo intoccabile, quello che ho fatto il Cassavetes, Peter Fogel, a Roma, eccetera, ho fatto negli Stati Uniti, e dice, bisogna chiederlo a Tarantino, perché l'ha comprato per gli Stati Uniti, è suo, e ho scoperto che Tarantino aveva comprato il film perché è il primo film con la mafia in smoking, perché la prima del Padrino, io non lo sapevo.
Io non sapevo che era il primo film con la macchina. Quindi vi avverto, non fate mai i primi film su un genere. Perché io il primo film che ho fatto, Pino il Piccione, che raccontava la storia di un ragazzo, molto biografia di Giuseppe Rimanelli, un altro cresciuto in una scuola fascista, una famiglia fascista, una cultura fascista, cultura di una demenza fascista, si agonava volontario a 17 anni alla Repubblica Sociale. E attraverso questa sua drammatica avventura scopriva che la patria era dall'altra parte, non dalla sua. Accadde che a Venezia era il primo film e mi hanno sparato la critica di sinistra, come avevo osato parlare di loro, ma lui era venuto di qua, ma non... quello di destra, infuriato perché era andato lì, con il centro vedevano perché se ne fregavano, perché vedevano che io di sinistra ero stato massacrato, quindi erano tutti contenti. E allora state attenti ai sentimenti, però state anche il primo a fare un film dove si spara dallo schermo, ed è a Moma, come doveva essere andato al Festival di Berlino, si spara dallo schermo, si muore in sala, perché le immagini uccidono, lo sapete, basta guardare la televisione, uccidono le feste, le immagini uccidono quando sono dementi, e gli spettatori, gli mangiatori di immagini, è un racconto aperto. Poi sono stato il primo a fare con Storaro, sia chiaro, il primo film in alta definizione, 1985, Arlecchino a Venezia, coproduzione della RAI, perché dice la Fichera che era l'ufficio di ricerca e sperimentazione, era finissimo, con la Sony. Facciamo questo esperimento, perdiamo la testa, andiamo a vedere questo nastro che diventava pellicola, la prima volta, un'emozione incredibile, torniamo entusiasti, Storaro ed io, andiamo alla RAI per proporre l'inferno in alta definizione. Non c'è più Scrichera, c'è un altro che ci guarda, ma di che cosa state parlando? Non accadrà mai. In alta definizione non accadrà mai. Questo ogni tanto si inizia. Giordano Bruno, quando è stato arrestato, per la denuncia di Mocellino, e entrato nel carcere un altro domenicano che era lì poverino, anche un inquisito, lo vede e dice: Bruno, ma tu qua, filosofo Bruno, sì, e perché? Perché ho inciampato in un imbecille, questa è stata la risposta. Quindi state attenti ragazzi a dove mettete i piedi e le gambe, sempre tese degli imbecilli. Grazie. Poi se volete chiedetemi. Sono 62 anni di cinema, ragazzi. Ho cominciato facendo l'attore, come avete capito, voi capito. Lo sapete perché? Io avevo il computer e sentivo Carletto Bizzani che diceva: adesso facciamo un carrello, poi il controcampo, poi il dettaglio, poi il primo piano di lui, poi facciamo il controcampo. Diceva: dove è scritto questo? Non riuscivo a capire dove diavolo, chi gli aveva detto. Allora mi avvicinavo sempre di più alla macchina da presa. E quindi poi sono diventato aiuto regista, ma prima di tutto ho fatto segretario di missione, anzi prima che mi ha fatto fare il salto è stato Pontecorvo, il suo primo film con la Strada Azzurra, ero segretario di edizione, dopo 3 settimane mi hanno nominato aiuto regista, avevo 24 anni, e dopo altre 2 settimane regista della seconda unità, una delle carriere credo più veloci. E poi ricordo la passata con l'età di Cappola, secondo l'età di Battaglia d'Algeri, ed è stata un'esperienza fare l'aiuto a Pietri, a Bizzani e a, credetemi, a Pontecorvo, è stata un'esperienza straordinaria. Poi ho fatto il negro, anzi il mulatto, nel senso che quando c'era da sceneggiare, sceneggiavo, e il mio maestro era Beconcini, Ennio, e non dimenticherò, ve lo dico perché è una cosa che mi ha toccato. Una volta lui scriveva, io davo una mano, e mi ha fatto diventare mulatto, intendo dire perché mi faceva vedere, non ero solo nero, utilizzava la stanza. E arrivano i due traduttori che avevano, non mi ricordo se era un film su Roma, se era Ciandola, il Sandalone, come si chiama. E lui come arrivano fa in alto, sulla collina d'esercito amico, e lassù in alto, sull'altra collina d'esercito nemico. Avevo una lira, nebbia, allora con nebbia
quello che è più importante, perché non c'era maniera. Io sono andato a vedere il film, Madonna, quanta gente c'era dietro la legge. Ecco, qualche volta la povertà ha scatenato la fantasia. È difficile con un regista americano di Calebbia, perché c'è la grana. Noi qualche volta dobbiamo, poi può capitare, come è capitato a me, che nel demo di San Pietroburgo è prevista neve e nebbia. Abbiamo girato a Torino e a San Pietroburgo, te lo ricordi bene, veramente. Abbiamo girato a Torino tutti i giorni il sole, quindi un po' di neve finta e tutta nebbia finta per 4-5 settimane. Poi ci trasferiamo a San Pietroburgo. Dica adesso, a San Pietroburgo troviamo la legata così, o sta nevicando, come si fa a collegare le due cose? Arriva a dire, per fortuna, arriviamo a San Pietroburgo, nebbia finta e neve finta, anche lì. La ragione per la quale io non ho mai visto un film che ho fatto, mai più nella vita, è perché penso a quello che l'hanno fatto, perché le coproduzioni con Padre Eterno non si riescono a fare. Lui è distratto, altri cavoli, però il cinema ancora non. Quindi quando tu sei in una piazza, hai messo al posto tutte le persone, stai per girare e ti arriva uno sgramone d'acqua, devi andare e finire dentro un porticato e fare quello che tu hai già visto e non lo vedrai mai più. Molte volte mi è capitato di vedere, continuare ad andare al cinema, e c'è un film, Sacco Vanzetti, che quando c'è la perorazione, non so se l'avete visto, c'è un momento in cui Gian Maria Monte ha la sua arringa, la chiamo. Io ho pensato che dovrebbe accadere quello che accade quando c'è un'opera lirica, il tenore fa la sua romanza. Se il tenore è bravo e l'attore è bravo, bisogna comportarsi senza tagli. Perché fare dei tagli di uno d'ascolto e l'altro che guarda? Se lui è così intenso e bravo da commuoverti e da coinvolgerti. Quindi ho fatto, abbiamo provato, poi gli ho detto, guarda, io lo faccio tutto senza stacco. Questa l'avevamo girata a Roma, nel teatro ricostruito, l'aula del Tribunale d'Età. E a un certo punto abbiamo messo, un vero guardia carceraria americana e l'altro era uno di Roma, vestito a guardia carceraria romana, americana. Incomincia a parlare, non c'è bisogno di provare, l'avevo già provato. Io dico, motore, sì, va bene, andiamo indietro. Dietro lui dice, io sono italiano e quando il vostro nome, il vostro ricorso l'ha dimenticato, il nome di Nicola Sacco, vedo la guardia carceraria italiana che piange. Stop, ma tu piangi? A me non composto. Giovanni dice, che è successo? Piange. Beh, naturalmente non l'ho cambiato. Non può detto se piangete non cazzo. Ma io lo vedo sempre piangere. Ogni volta, qualche volta anche la televisione passa quel momento, immaginate, me ne vado, per me continuerà tutta la vita a piangere, devo stare a soffrire così, no, non voglio soffrire, e allora non lo vedo più. Lo sbaglio? Sì, pazienza. La domanda è giusta. Sì, no, adesso questo lo butto ormai per capire, vuole sapere. Ma uso questo e poi passo questo. Sì, no, Giuliano, grazie di questo. Perché forse l'avete capito, non so quanto conosciate bene la filmografia di Giuliana Montaldo, però da alcuni dei titoli che ha citato, Giuliano appartiene a quella rara razza di cineasti che dà sempre l'impressione di, questo è possibile, quello si può fumare, che Giuliano, tu dai sempre l'impressione di ricominciare quello che... Lo facciamo dopo e vediamo. Io sto imparando, riesco. Non delle cose, dei piccoli telefoni ce la faccio, lo so, ma a quel livello non è quasi possibile. Vedendo, così, seguendo l'ordine dei tuoi film, uno ha sempre l'impressione, ma forse non è solo l'impressione, che tu è come se avessi ricominciato ogni volta, no? È come se ogni film fosse, adesso generalizzo ovviamente, quindi leggetelo bene, quello che sto per dire. Un esordio, un debutto, non è così frequente al cinema. Questo perché? Perché le convenzioni produttive, immagino, dopo tiro
La Piccione, come in tanto ti guarda un parto, era in Italia, in quel caso. Però questa vocazione, che non è semplicemente, credo, no, non ripetersi, non, forse mettersi alla prova, è la tua curiosità, la tua intelligenza cinematografica è sollecitata da imprese sempre molto diverse. Poi parleremo anche del Marco Polo, no? Che quando la televisione riusciva a immaginare, a sognare, in modo quasi hollywoodiano nel senso classico, no? Qualcosa che fosse più grande della vita reale. Ma com'è un attimo questo spostarsi di storia in storia, di ricominciare quasi questa sorta di ripartenza, come si direbbe in ambito calcistico? Ma spesso mi hanno costruito le ripartenze, l'hai detto bene, dopo Tiro Piccione io volevo smettere, ho avuto la fortuna poi di incontrare questa mia meravigliosa compagna di vita che mi ha dato una mano, ma io volevo smettere perché se non riesco a farmi capire, se leggendo le critiche erano così feroci, non tanto sulla struttura del film, ma proprio sui contenuti. Io dico, non poi avevo fatto gli sbandati con Baselli, l'attore, avevo fatto Cronaca di Povera Mente, avevo fatto Automatico, avevo avuto la sensazione che parlavamo sempre le stesse persone. E quindi questo scavalcamento che avevo fatto era proprio un tentativo di aprire un dialogo. Peraltro è noto a tutti che molti anche dei componenti, molti avevano avuto un'avventura dall'altra parte, senza ricordare. E quindi ero rimasto ferito, la parola giusta è ferito. E quindi ho fatto delle seconde unità, ho fatto clandestinamente. Abbiamo fatto poi un film con, lo sai, insomma, un regista famoso, si chiama Elio Montesti. Ho fatto un film con Elio Montesti, che sono Elio Petri, Montaldo e questi. Abbiamo fatto questo, è stato anche poi sequestrato e vietata la circolazione per altro partito. Insomma, avventure dure, dolorose, e quindi a un certo punto ho avuto la fortuna di una persona che ha creduto in me e quindi mi ha dato la possibilità di girare questo primo film in Sud America con Erika Girobino, Gian Eglì, Mastrazione di Chinesi, e altri amici come Cucciolo che poi ha portato anche lì, e ho fatto questo film che ha avuto un notevole successo, anche come il nome era Gross Nerve negli Stati Uniti, tanto che mi propongono dall'America un altro film che si chiama Il primo gli intoccabili, con Cassavetes, Peter Falk, Darola, eccetera eccetera, da girare quasi interamente negli Stati Uniti. E devo dire che dopo questo, che mi sono sentito con il buono risultato di pubblico e di addirittura con il mio stupore di toccare in stata anche a Cannes, dove io sono andato di malavoglia perché credevo, ho capito che era una forzatura della distribuzione di mandarlo a Cannes, e quindi sono arrivato insieme, doveva venire Vera, la mia compagna, il mio collaboratore, e quindi la stanza era per Vera e Giuliano Montaldo, invece è venuto il fratello di Vera e ci hanno messo a letto nella stessa stanza, così insomma, come due omosessuali di lusso, e senza stupore, così, non c'è mia moglie, vabbè, ben bene lui, insomma, ci hanno messo a letto, va bene, aneddoto, però dopo questo buon successo di pubblico ho pensato, era giunta l'ora di raccontare ciò che io volevo. Forse vittima dell'intolleranza del primo film, ho voluto raccontare la mia sofferenza per l'intolleranza. E l'ho fatto con Giordano Bruno, con Sacco Lanzetti, con Gli Occhiali d'Oro, e credo anche raccontando un ragazzo partito da Venezia che con grande tolleranza, a differenza del mio concittadino Cristoforo, che poi si è arrivato poverino per lui, si è arrivato i conquistatori che hanno distrutto i bianchi, lui è guardato con attenzione, con stupore e con meraviglia per raccontare la sua bellissima avventura nel Milione, eccetera. Cioè, in qualche modo ho cercato, e anche con Agnese va a morire. L'Agnese va a morire è un'avventura per l'attrice dolorosa, perché io pensavo a Simone Signoret, che era stata mia madrina all'uscita di Sacco Lanzetti
a Parigi. E devo dire che quando sono andato per dire che volevo lei, non era a Parigi, era in Normandia la sua villa. La raggiungo e gli dico, vedo che si alza faticosamente, sono venuto a proporti il film, tu lo conosci, perché per una volta che ne parlai anni fa, tu parli di Agnese, che va a morire, anch'io sto andando a morire, sono molto malato. E allora sono tornato a Roma dicendo il film non si fa più. Poi Solinas mi indicò un'attrice che viveva ormai a Roma, la Tuning. Io ricordavo la Tuning, uno splendore, ma come fa? E poi quando sono andato da lei, l'ho dato il copione, era in piscina, era di una bellezza, con il copione, il giorno dopo mi ha chiamato, aveva, ci ha messo un camicione, degli zoccoli, senza trucco, spettinata, mi ha detto, io da ragazza portavo dei salmoni sulle spalle, pesantissimi, in bicicletta, andavo a pescare con mio padre. Io sono Agnese, sono attrice di quel livello, ti dice, io sono Agnese, e quando mi ha chiesto di stare un mese prima delle riprese, insieme alle donne e alle valle, per imparare un gesto, per imparare, aveva addirittura di Alan Coach il suo autista, scegli mo, ma scegli tu, non scegli, devi fare bene le pause quando parli, perché se vuoi imparare veramente devi fare, ed è nel suo italiano, cercava addirittura, quello doppiato naturalmente, però doppiaggio la faccia perché lei sentimo bene, adesso ti diceva delle cose, io un amore, ecco io amo gli attori, ti dico subito, soprattutto quelli che mi dicono una battuta, forse perché mi ricordo che al primo teatro della città di Genova io ero un ragazzino, mi chiamano a dire una battuta e devo dire, entrare c'era Teresa, Bani, c'era Lupo in scena, e dovevo dire Cettinà e il signor Bricchi della Gazzetta, finita la parte, sono riuscito a dire Cettinà e il signor Bricchi della Gazzetta, la Brichetta, con stupore di loro che mi hanno guardato, per fortuna il pubblico non ha capito bene, mi hanno guardato, e quando sbaglio una battuta è una sola, è un casino, non dimenticate che non è che si alza sipario nel cinema, allora tu dici, fai la scena, io ti ammazzerei, stop! Sì, stop, perché è finita, ci vediamo domani. E l'indomani, controcampo, lui deve rifare, io ti ammazzerei, come il giorno prima, dopo un giorno di rodaggio. Come si dice in inglese, sono cavoli. Cioè allora tu devi capire loro, devi capire, io li amo, perché ci ho provato. Vabbè, io sono un abbaiatore più che un attore, però ci ho provato e credetemi ragazzi, è un mestiere che bisogna avere dei nervi come delle gomene, fino al parossismo del mio amico Gianmaria, che mi onoro di essere presidente dell'associazione Gianmaria Montego in Lettere, è stato inaugurato un cinema teatro, titolato Gianmaria Montego in Lettere in questi giorni. E sì, fino al suo eccesso, insomma, per fortuna ho fatto due film con lui dove era, come dire, una vittima e non un carnefice, perché se doveva fare il cattivo, lo sapete che si è rotto una gamba per inseguirlo, perché diventava un provocatore, addirittura se c'è un attore che racconta che erano amicissimi, arriva mi pare proprio di, forse non so se è figlio o meglio, insomma arriva questo amico di Gianmaria, forse arriva questo e lui gli fa ciao Gianmaria, rimane sconvolto e per quattro settimane non gli parla, era fratelli amici a Roma, lui aveva dei malini poverino, l'altro. Finita la parte, si è avvicinato e ha detto scusami, ma io ti dovevo odiare nel film, non potevo mica dirti ciao come stai, ma ti dovevo odiare. Questo lo portava fino al parossismo. Per fortuna io, ripeto, ho avuto lui, ma dato che era noto, per esempio, era noto che Manzetti era un uomo senza moglie, libero, anzi, sfuggito, mentre invece, povero
povero cucciolo, sacco, aveva moglie e figli, un uomo del sud, quindi più intristito, più sofferente. E era noto dai racconti che Mazzucchi con lui faceva delle cose, lo accarezzava, lo sconfortava quando si vedeva anche tribunale a Inca Freddo. Ma questo lo faceva anche nella vita a Riccardo. Io mi ricordo che diceva, Riccardo, vuoi un caffè, te lo porto, stai seduto, non ti stancare. Ma questo lo faceva anche all'attore che faceva quella parte, era una emisizzazione che non ho mai visto nessun altro attore, dico la verità, e qualche uno quando mi dice qual era il segreto di Gian Maria, io rispondo, non lo so, perché francamente io ho lavorato con la Strasberg, ho lavorato, ero aiuto di Montecorvo, con figlia della Strasberg, figlia di Strasberg, e a un certo punto gli abbiamo detto, ma non è che tuo padre è un po' fuori di testa, perché a furia di entrare in questo, doveva, io mi ricordo il capo, era direttore di questo, era freddo, lei stava lavorando ad una, la ferrovia per mettere dei bulloni, doveva fare così, quando stava gli occhi vedeva che da un posto dove stava il capo, un baraccone lì, usciva del fumo con la stufa, allora correva e poi la correva a riscaldarsi. Allora non c'era il nastro maledetto, Dio stramaledica i nastri che avete lì dentro, che girate sempre, e invece con la pellicola c'era più tensione, motore, tutti alle prati, perché non è che giravi. Per fare questo documentario hanno fatto ho girato 40 ore. Io ho girato 220.000 metri di pellicola per fare Marco Polo, 8 ore, no, 10 ore. Quanti metri sono 40 ore? Vabbè, ragazzi, lasciamo. Anche perché manca la tensione, bisogna ricreare quella tensione su sé. Bisogna ricreare la tensione che c'era quando c'era la pellicola, non si muoveva foglia. Attenzione, perché 300 metri erano 11 minuti. Vabbè. Allora, appunto, c'erano 300 metri, 11 minuti. Azione. Stop, finita la pellicola, amore. Quando a un certo punto c'è questo tipo di scuole, diciamo così, eccessive, era la fine di Strasburgo, mica la mia, e forse questi eccessi poi si pagano, perché a un certo punto. Dica prima lei, finalmente. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi. Questa è una cosa fondamentale, no? Dell'attenzione, no? Poi mi permetta un commento personale, ho avuto già un'occasione di chiacchierare con lei, ma questo è un po' il nucleo, no? Allora, incontrandola c'è sempre questa, insomma, marea di aneddoti, naturalmente, no? Anche insomma, ritorno ad Amelio, una battuta che diceva Mario Monicelli di Amelio, diceva no, ho capito, tu sei troppo simpatico. Non si capisce se i film che fai tu non li fai tu, oppure sei un gran bugiardo, no? Mi viene da pensare che anche incontrandola c'è sempre questa grande simpatia e gusto del racconto, però forse, ecco, questa è una cosa importantissima che diceva naturalmente, la tensione adesso lei la criticava rispetto a quello che poteva essere il mezzo tecnico, però i suoi film sono ricchissimi di tensione attoriale e drammaturgica. Allora, anche se sembra, come dire, forse, come dire, una domanda retorica, però evidentemente ci sono dei metodi per creare anche quella tensione in scena, che significa non soltanto chiamare il silenzio o aver trovato con gli attori o relazionarsi con gli attori. A volte non ci vuole sempre un disincanto, ci vuole anche una passione e una forte serietà, naturalmente, convinzione in quello che si sta facendo. Allora, non so se
attraverso degli aneddoti o attraverso dei suggerimenti, la domanda è: qual è il metodo per creare questa tensione all'interno di una scena? È una domanda intrigante, ma cerco di rispondere come so, cioè nel senso, io credo che uno dei punti fondamentali del cinema sia la scrittura, che tra l'altro, come sapete, non è quasi mai pagata. Siamo arrivati al punto che una sceneggiatura devi arrivare appunto a convincere. Devo dire che alcuni, io lo racconto spesso, Sergio Leone raccontava quei rumori. Io ho visto due produttori firmare il contratto sui rumori, perché era talmente affascinante, una delle cose che bisognerebbe saper fare è anche raccontare, affascinare, anche perché voi vi troverete di fronte a quelli che sempre stanno attenti alla gamba tesa. Io mi ricordo che quando sono andato a proporre la prima volta ad un produttore, non dico il nome, Sacre Manzetti, mi ha detto: ma è una ditta di import export, difficile ricominciare da tempo. Quello che dice: se è una ditta di import export, mi sono alzato e sono andato via. Il problema è quindi, e poi il secondo è la scrittura. Io credo, quando ho fatto presidente della Cinema per 4 anni e mezzo, mi sono reso conto più volte che è dolorosissimo dire no, ed è una cosa stupenda dire sì, ma purtroppo arrivano anche 200-300 proposte in un anno e più di 30 sì non puoi dire come massimo, e quindi poi ho lasciato perché è troppo doloroso, anche se ho cercato di dare tutto l'affetto ai miei colleghi. Ho vissuto anche questo controcampo, che è il massimo dei controcampi per un regista. Ero lì prima che io, adesso dovevo valutare. Il problema è la scrittura. Tanto la scrittura va cronometrata. Cioè, uno dei drammi che spesso in moviola ci sono al primo montaggio, sento dire al montaggio, insomma, com'è il primo montaggio? Sono 4 ore, non bisogna fare niente. Io sono, vi giuro, collega e collaboratore, io non ho mai buttato la scena, non ho mai buttato, mi balbetta il film, quando lo tagli balbetta, io ho visto dei film, non riesce a capire perché ha parlato di uno che non ho visto, perché l'ha tagliato. Quando tu cominci appunto, la prima cosa è rendersi conto, gli americani, se tu porti un copione in inglese, che più di 120 pagine per un film, non cosa, ti dicono grazie, no, perché si rendono conto che c'è un po' di pipì fuori del vaso, scusate, questo è in inglese con quale ho detto. Quindi uno dei problemi è, mentre hai finito la scrittura, lui entra, cronometra, entra, cioè gli ambienti li conosce, anche se i sopralluoghi fanno parte ancora della scrittura. Quante volte hai pensato di fare un interno di una chiesa, faccio per dire, poi vedi fuori un chiostro meraviglioso, un chiostro da pazzi, e dici qua è meglio, no, facciamolo qua, certo con la luce più problematica, perché come sapete il mondo gira e la luce cammina, quindi subito dopo già fare il controcampo se hai bisogno di due, perché sennò la luce si muove. Tutte cose che vanno sempre valutate bene. Io vedo, ho visto strafaccione anche di illuminazione dovuti a questo tipo. Uno dei problemi, una volta scritto una sceneggiatura, io faccio un copione che si chiama analisi della sceneggiatura. Da qua c'è scritto. Per esempio, sono l'ultimo film, la prima pagina c'è scritto: caro direttore della fotografia e la catena, io questo film lo vedo in bianco e nero. Non si può parlare di crisi a colori. Quindi vi prego di cominciare a pensare a una decolorizzazione. Non l'ho detto alla fine del film, l'ho detto all'inizio. Durante i sopralluoghi prendi in opera anche dei cambiamenti e anche quindi quelli che ho immaginato come tempi, perché se tu hai pensato di entrare con la porta e poi lo fai uscire da Quirinale per arrivare all'automobile, è chiaro che ci vogliono altri 30 secondi se basta di più. Quindi
non bisogna arrivare in Moviola, scarica per quello che hai mai visto prima andare di matto con la loro, il loro nastro. Perché anche qua i fotografi, tu vai e poi scelgono dopo. Non, come dire, una fotografia di due sposi, bella, in posa, non c'è più. Poi i fotografi, loro compresi, aspettano che l'attrice gli si scappi le mutande mentre così la fotografo, non mentre così. Perché è chiaro, è chiaro che è più emozionante, più, oggi poi basterebbe guardare la televisione, io vi tenevo minori di 60 anni, per le parolacce che si dicono, soprattutto i politici, e poi per le idiozie che vengono fuori. Tu volevi essere punto, quando io ho fatto Marco Polo, le coproduzioni erano 5, gli italiani, gli americani, i francesi, i giapponesi, i tedeschi, e poi alla fine è entrata anche la Cina, per la prima volta nella storia della Cina. È chiaro che ho girato in 3 continenti, più ho fatto l'edizione in America. Quindi non è stata facile l'impresa dal punto di vista della... Se io l'avessi girato così, portavo a casa 77.000 ore, l'incontro con i mongoli, che non avevo mai visto una macchina presa, neanche la luce. Neanche quando di notte accendavamo la luce per delle riprese, persino piccoli insetti, piccoli, grandi, sbattevano la capoccia contro la luce e sotto i mongoli se ne mangiavano. Devo dire, abbiamo visto cose, incontri avvicinati di primo tipo, una cosa straordinaria vissuta lì. Ma voi avete capito, io ho preso quest'anno, ho preso l'Emmy per questo film, che per Marco Polo, l'Emmy, che l'Oscar televisione. Ma io ho preso quest'anno un altro premio meraviglioso, che è Peppone d'Oro. Peppone d'Oro, capito? Me l'hanno dato a Brescia. Perché mi ha dato, ve lo dico? Perché è incredibile. Il prete più intrigante, più simpatico, più che è discusso del cinema italiano è un francese, si chiama Fernandel. Noi abbiamo avuto in Italia gli amici miei, c'era Noè, c'era Dalì, c'era Magliazzo. Abbiamo avuto un trentignano di nome, e i nostri là, perché andavo di là, Marcello, la Cardinale, eccetera. Perché non si fanno più coproduzioni? Rare. Perché il triangolo delle Bermuda, o delle Bermudande, sempre dico, che il Ministero, Rai Cinema e Medusa, per un film intrigante, e pensano al loro mercato e poi alla televisione per collocarlo, non è che pensano, e poi non vogliono discutere con altri, addirittura quando fanno le fiction, il direttore della fiction decide, il regista, il soggetto, chi fa la sceneggiatura, chi è il produttore e il budget e gli attori, e tu che fai? Dici motori? O lo dice lui al telefono. Il problema di fondo è questo, questa produzione del Marco Polo è irripetibile. Certo, ho dovuto prendere l'attore, dice viene Lancaster, ti va bene, ecco io. E viene Mary Abrams, va bene, viene, dici va bene, no? Viene la Bancroft a fare la mamma. Marco Polo, ma è una particina, ma ha detto di sì, ci sta, anche perché ha beccato la gara. Morale, è uscito in 72 paesi il film. In Cina hanno fatto 2 puntate di 3 ore rotte, perché mi hanno chiesto, e ho accettato, perché ho capito che avevano ragione, che loro non riuscivano a mettersi la testa con la successione, con i crociati, col Papa in Acre, non loro volevano, cioè, capivano che Marco Polo andava in Cina, non che si fermava a discutere col Papa, mi hanno chiesto di ordine. E quando sono andato per la prima del film, sono andato a Pechino, dicevano no, è la prima, l'hanno portata a Shanghai, io ero un po' stanchino, dicevo, vabbè, tanto nel pomeriggio, la mattina dormo, no, il cinema apre alle 9 del mattino,
ma prima era alle 9 del mattino, poi continua sempre, perché c'è talmente tanta gente, talmente... E insomma, queste coproduzioni non si fanno più, quindi siamo sempre anche questo. Da quando c'è l'euro non si fa più una coproduzione, era più facile capirsi quanto costa, non si fanno più. Ecco perché il Peppone d'Oro l'ho messo vicino, c'è il baratto l'ufficio con tutti gli altri, però il Peppone d'Oro l'ho messo vicino a lei Meual, per ricordare che intanto c'è un sindaco di Brescello che ha approfittato di questi film girati lì, ha fatto un museo, lo sai, ha fatto un museo dove c'è dentro anche il vino di Peppone, che venga voluto, c'è la sezione del Partito Comunista di Peppone, un po' fuori, cioè. E poi c'è la sacrestia con il Cristo che parla, c'è 35.000 biglietti staccati all'anno a Brescello, quando c'è un sindaco intelligente, quando c'è dei deficienti si chiude Cinecittà. Giuliano, volevo, poi quando volete intervenite, non è che dobbiamo separare in due parti la nostra conversazione. Prima tu hai citato dei nomi di attori americani molto importanti e lo collegavo a una cosa che credo sia molto importante per le persone più giovani, no? Perché tu dicevi ho lavorato con Carlo Rizzani, poi Ponte Corvo, una carriera. Una cosa che anche negli altri anni, sui quali almeno io insistevo molto e sollecitavo i nostri ospiti, di quanto è importante mettere insieme dei gruppi di lavoro, no? Che poi sono anche gruppi di amici, che diventano amici dopo il lavoro, prima del lavoro, cioè di come poi rimanere isolati non aiuti la creatività di nessuno, diminuisca la possibilità forse di tutti. Allora volevo proprio sollecitarti sui ricordi e quanto poi sia importante questa complicità con coetanei o quasi coetanei. Ma forse perché, come ti ho detto al primo film, ho avuto la fortuna di vedere una troupe incredibile come di Venanzo, di Palma, Enrico Menzer, intorno al regista. E quindi io poi il mio primo film ho fatto con Di Palma, poi dirò che poi ho lavorato con Storaro e poi ho lavorato con De Santis, quasi tutti i premi Oscar, i quali hanno portato dei collaboratori straordinari, perché anche loro si portano appresso anche l'ultimo due film che ho fatto con Bernardo Catinari, devo dire lui c'ha un capo macchinista, un capo elettricista che si accende, non senti neanche le loro voci. Un gruppo di bimbi meraviglioso, perché ormai si conoscono perfettamente, hanno costruito una truppa anche di giovani intorno a macchina presa straordinaria. Questo del clima intorno alla macchina presa è fondamentale. Però per esempio quando mi ha detto una cosa televisiva Marco Polo, io ho chiamato uno dei più grandi costumisti, Sabatini, che purtroppo non c'è più, Riccieri a fare le scenografie, De Santis a fare la fotografia. Io faccio il cinema, cosa vuol dire fare la televisione? Cosa vuol dire? Mentre chi c'è il motore andiamo, allora non ci vado. Quindi se sono venuti da me, sapevano che io volevo fare il cinema. Io non so cosa vuol dire fare la televisione, cosa vuol dire tirare via. Allora si chiama un'altra cosa. Si chiama tirare via. Se tu devi fare 5 minuti di montaggio utile al giorno, e devi tirare via, si vede, anche quando sentite la presa diretta. Nella lingua italiana quello che conta è come pronunci l'ultima parola. Dove vai? C'è domani. Io domani. Domani. A mani. Domani. Allora senti la parola domani. E invece mi dice, allora sei ti saluto, non te lo perché tirano via, perché devono anche correre, è una cosa da perdere la testa, e delle volte non capisco come mai uno non dica non ho capito, quello che è lì.
non c'è il poeta bianco, c'è il presa diretta, è vero, nel nostro cinema sta diretto di numeri, l'ho lavorato una volta, proprio tra le porre avanti, con Solini, mitico lanciatore del disco, poverino, era un po' la prima volta, ovviamente, insieme a Marcello Mastroianni, un film di impegno, a un certo punto doveva dire, è mancato, è passato un po' di temporale, che si è dimenticato di tutti. È riuscito a dire terremoto, è bastato un po' di terremoto, è bastato una scossa per dire, bastato, non ha detto uno Schumann, non lo si usava ancora. Ha detto tutto proprio un po' di temporale, e diceva, o mi scusi dottore, mi scusi, 32esimo ciacco, sbagliamo ancora. Allora io ho detto a Lizzani, facciamo come il grande Federico, facciamo lì dei numeri. E allora l'ho portato fuori a passeggiare e da Adolfo, i numeri. E cosa dice il dottore? Il dottore mi ha detto un po' di numeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, sì, sì, ho capito, ho capito. Ti avevo detto, motore, 37esima, azione. 1, 2, 7, 18, ha sbagliato anche il numero. E ha detto, scusi dottore, può accadere anche questo, ma non devo volere, l'emozione può capitare a chiunque, soprattutto quando c'è la parola chak, motore, azione. E quindi si può capire, non devi volermene, perché il panico non cade. Come io ho detto, c'è di là sino a qui, grazie perché. Giuliano, ci racconti un po' l'incontro e il lavorare con i nomi degli attori americani con i quali tu hai lavorato, anche quello fanno un'eccezione al panorama italiano. Io sono partito da un principio che li ha un po' folgorati. Io sono loro che hanno deciso di lavorare con me. Io ho detto sono contento di lavorare con loro, ma io sono sempre con un bestemmio o sbiacico l'inglese. Io parlerò italiano e ci capiremo. Perché c'è un copione, io poi faccio le faccette, anche se sono un cane come attore, poi qualche cosa ho detto, addirittura c'è una battuta che pare che mi ha detto il mio amico che è là, quando il collaboratore, che addirittura in America si dice stand the bell, che è stato in campana, che io dicevo stand the bell, ma per dire una battuta adesso lo dicono. È diventato un modo di dire state in campana, state back, little back, moretta, little back. Alcune cose che io dicevo che sono diventate per proprio in giro anche famose. No, intendo dire più semplicemente che Casavetes, i primi giorni, grande attore, grande regista, mi diceva che obiettivo hai messo? Come? No, non ti capisco. Poi a un certo punto ho chiamato in te per dirgli che si faccia i cavoli suoi, io sono il regista e lui è l'attore. Perché capisco, vuol sapere, ma che gli frega lui. C'è stato un po' di una settimana di maretta, per la verità, e poi gli ho detto, guarda, le cose sono semplici, ho fatto l'attore, non sono un grande attore. Tu hai fatto regista e sembravo regista. Mi insegni bene, io mi metto la parte prima e tu dirigi. Lui fa così, mi ha abbracciato, mi ha baciato e siamo diventati grandi amici. Il problema è che qualche volta sono degli attori che senti che ti aiutano per il loro personaggio e ti e entrano e quindi devi stare ad ascoltare, se li stimi. Poi ci sono dei tipi strani come c'era un attore che ha lavorato con Leone e Leone gli ha detto cosa gli fai adesso? Primo piano, e lui si è andato a togliere i calzoni perché così era sicuro che facesse un primo piano perché non si fidano, un po' eccessivo. D'altra parte ci sono questi anche. Poi trovi una persona come Nicola Sandrelli. Sandrelli dici che lo fa ancora un primo piano per pietà sequenza. Vado a cambiare, e va a cambiarsi le scarpe. Quindi c'è appena una frega niente a quelli qua. C'era il Loareghe, il Caridoro, la guardava e diceva, ma questa ragazza, anche se recita le regole del telefono, è incredibile.
perché Cipri ha sempre un impegno straordinario e dentro dove va la macchina, cosa fa la macchina? Non lo sapevo. Invece sono gli attori di Olimpico Romani, che ho fatto la seconda unità, sopra 10 bandiere, Pizzani stava male, quindi ero l'aiuto, ho fatto la seconda unità, e c'era Cianrotto, parlavano. E io chiamo Cianrotto, dico ditemi, sempre per il mio italiano, lo so un po' di inglese, ma non mi va di balbettare, faccio il regista, cacca. Ma il regista che balbetta in un'altra lingua, no. Allora dico, ditemi che lui scende, la macchina lo accompagna fino a qua, fino al tavolo grande dell'ammiragliato, e lui dice, dite a quel signore che la macchina va dove vado io. E dove vado? Esattamente dove dicevo io. Qui c'è una scala, ma è il principio. Allora, certi attori sono abbastanza indigeribili. Io ho avuto la fortuna, salvo questa iniziale settimana di agguati e di attenzioni che mi faceva il buongiorno a casa verde, con la moglie che ce la lascia lo verde. E poi, voglio dirti, Ruperero, anche Manfredi, mi avevano detto Manfredo Rompino, io ho fatto le prove con il teatro, ci ho messi per 5 giorni tutti gli attori intorno a un tavolino, mi ha trovato tutto. E poi sottoscritto che quello che era arrivato perfetto. E se c'era Goffus, che loro hanno un problema, gli attori comici conoscono forse meglio di noi dove va la pausa, perché l'hanno sentito in teatro. Se lui diceva fosse che fosse a Volpepona, quella pausa lui sapeva che era efficace e quindi la faceva, dico per dire questa battuta, potrei dirne altre mille. Quindi Sordi, mettendo le battute divertenti, gli dice di spalle, guardate i film mentre sta andando e c'è il doppiaggio, se ne inventava. Totò, io andavo di nascosto a vedere Totò quando lavorava dalle ore 2 del pomeriggio fino alle 7 in teatro, e lui diceva a Peppino, allora io ti chiedo questo, e tu mi rispondi questo. Poi tu mi chiedi ancora questo, e io ti rispondo questo. Molto corretto. Era già pronto. Azione. Peppino, tu sai per dirmi, non me lo dire, anche quando vuoi dirmi quell'altra cosa, diceva tutte le battute per Peppino, per prenderlo in giro. Ed era perfetto. Ma punto e virgola, punti a capo, voi pensate che è scritto sceneggiatura. Ma voi pensate veramente che in sceneggiatura c'è scritto 2 punti, virgola, a capo, maiuscolo e minuscolo. Ma scherzate. Allora quegli attori lì devi stare a sentire, perché ti insegnano come si fa a far ridere. E tu non lo sai così bene. Scusami. Sì, se non sbaglio tra i suoi film c'è Il tempo di uccidere. Sì, ahia, non ha sfortunato. Sì, e io sono curioso di sapere com'è arrivato ad ingaggiare Nicolas Cage, se com'è presumibile la sua candidatura è stata, anzi il suo ingaggio è stato un po' spinto, e anche un'esperienza sul set con lui. Ma Nicolas Cage, cioè, se tu guardi su Facebook, sono mandato, io non so come si chiama, che non sono capace di arrivarci queste cose. Hanno fatto vedere una volta che c'è una fotografia mia, in Acto Bandite, c'è scritto, attenzione, quello non è Nicolas Cage, è Giuliano Montano. Perché effettivamente quando ero ragazzo gli assomigliava, e lui mi chiamava papà, lo possi, ammazzato. Allora devo dire, il problema è non tanto come è arrivato Nicolas Cage, è arrivato di corsa. In realtà è il dramma che ho subito anche lì, infatti anche lì ho smesso per un lungo tratto, poi mi sono divertito a fare il regista di opere biblica come un pazzo. Il film lui accettò subito, il produttore che era Leonardo Pescarolo, Leonardo Cupola, ha detto subito sì. Naturalmente poi gli ho fatto vedere molto materiale repertorio di quell'epoca, perché si rendesse conto come erano gli italiani, cosa c'era. Che avevo trovato a luce, facilissimo andare a trovare questo materiale. Poi però è successa una cosa drammatica, che abbiamo fatto i sopralluoghi in Etiopia, un territorio meravigliosamente raccontato dall'autore del libro, da Flaiano. Ho rivisto quello che lui narrava,
c'è un suo bellissimo apertore, dice che eravamo di andare a vivere un'avventura con le baianine, con i turbanti, con le oasi, però invece poi si sono trovati in un territorio infame come quello dal punto di vista della durezza dei luoghi, però ho visto le campane, i laghi, le cose. Poi dice, l'ambasciatore dice, l'italiano gli dice, voi non potete girare qua, c'è la guerriglia, rischiano di prendere l'attore, lo avrei cambiato, il regista, dice Mario. E quindi bisogna che non veniamo, non vi autorizzo, insomma, morale è anche l'autorità. Poi c'era uno che aveva dei nomi impronunciabili che mi ha detto no, non si gira, perché c'era la guerriglia. E tra l'altro mi ricordo che sopra luoghi c'eravamo ci accompagnava uno con un mitragliatore che aveva gli occhi completamente storti. E io mi sento attaccato, non c'è mai fuori, lo voglio. E devo dire, no, però era un po', sì, effettivamente era un po' pericoloso. Siamo finiti in Kenya. In Kenya c'era stato un film americano, da poco, e quel film americano aveva pagato come Hollywood, quindi i prezzi erano andati alle stelle. Siamo lì una settimana, ci stanno aspettando vivi. E finiamo in Zimbabwe, dove dai padroni dell'Africa, eleganti, eccetera, con i Zambia Raya e la sua loro regina, ci siamo trovati in questa altra cultura, anche in questa altra fisionomia, anche in questo altro mondo. Era come se un regista che ha scritto un film da girare a Helsinki dovesse realizzarlo a Marrakesh. Per me il film si è smontato dentro, è stata una sofferenza indicibile. Hanno trovato, mentre c'erano in Etiopia ancora i camion della guerra, che ancora lasciati da noi, ancora funzionanti, delle operazioni chirurgiche dei motori, delle cose pazzesche, ma ancora funzionanti, e delle macchine italiane ancora funzionanti, l'unica macchina che poteva essere del nostro comando non aveva il motore, e quindi l'abbiamo messa un po' in salita e a spinta, e non aveva neanche i freni, quindi c'è stato anche un bambino, è uscito il comandante con tutti che facevano così, con la macchina senza motore e senza freni, c'è da piangere. E io in quel momento ho avuto un'altra crisi feroce, perché quando le cose vanno così, ragazzi, la crisi viene, o cacchio se viene. E per fortuna mi è venuto, avendo fatto Marco Polo, hanno pensato di ossotutto dei cinesi, mi hanno chiamato a fare la Turandot per venire a Verona. E dato che è andata bene, mi hanno dato come un premio come regista esordiente, sono entrato di tutto pelato, come regista niente in opera, e ho detto avvisate che non sono proprio così demente. Ti ricordo, mi hai dato te il premio, te lo ricordo. Ecco. E allora lui era piccolino ancora, infatti è caduto con premio. Cioè, ricordi che si è caduto con premio, ecco, perché era pesante, e era piccolino. Adesso è abituato a prendere il premio. Senti, e i rapporti con Nicolas Cage però come sono stati? Forse era questo. Il rapporto con Nicolas Cage era molto interessante, però ho scoperto, vi dico la verità, tanto non ha bisogno di pubblicità ormai, di critiche eccessive, però è meglio che corra più che pensi. Meglio che faccia rifinazione, questa è la mia opinione. Di tutte le esperienze che ho fatto, certamente un ragazzo con grande passione, poi c'era Ricky Tognazzi che faceva una parte, c'era Giannini che faceva una parte, e anche lo subiavano un po' per alcuni di due, e lui era invece molto teso, molto impegnato, però quando, insomma, ragazzi, il cinema si fa con gli occhi, anche i timidi, che non guardano mai negli occhi gli altri, il cinema guardano gli occhi di quello che è sullo schermo. Metà delle battute inutili, ti amo, ti odio, ti vorrei ammazzare, si possono buttare, scrollare come un lenzuolo dalla finestra, sei uno che con gli occhi sa dirti ti odio, ti amo, ti voglio ammazzare, c'è mica bisogno di dirlo. Gian Maria mi ha insegnato l'importanza dei silenzi, come in musica ci sono i silenzi,
quella pausa è fondamentale. È uno che non se la porta. È fondamentale. Quindi, uno sguardo non lo so fare, perché se no facevo un'altra questione. Ma se uno dice, e poi ho capito che dice quella mazzata, ho capito che lo odia. A non mai guardare, insomma, fai conto, le guarda un altro, io ti amo, ti adoro. Io credo che il cinema si fa fondamentalmente, perché se tu, quando uno al cinema, gli guardi le orecchie, le sopracciglia, il neo qua, o il décolleté, lei che ce l'ha detto, allora non va bene. Buttiamo la pasta. Allora non va bene. Bisogna assolutamente che siano gli occhi protagonisti del primo piano, in campo comune si mettono anche le controfigure. In primo piano è importante l'intensità. Perché lo fa il primo piano? Scusa, perché lo fa? Per sottolineare quel momento, per dare peso a quella situazione, e se no fai il campo lungo, risparmi, il campo lungo è sempre per me. Quindi lei non ha avuto voce in capitolo in merito all'ingaggio di Kowalski? No, io ero contento all'inizio. Lei ha? Ero contento all'inizio di aver avuto Kowalski. No, ero felicissimo. Poi dopo, lavorandoci, ho capito, lavorandoci per 3 mesi insieme con tutta quell'avventura, ho capito che più da azione che da pensiero. E questo è un lungo, io l'ho visto tra i suoi film, avrei dovuto capire di più, ma accade, poi un attore in quel momento in salita, e adesso vedete che sta facendo dei film dove corre. E lui anche forse ha capito, anzi poi adesso c'ha problemi con le tasse, ma dentro c'è un casino. Lo stanno corre per sottrarsi alla tassa. Corre non parla. Ecco, dovrebbero correre molti. Vedete, non corre, Batman non corre, dovrebbe correre, quello da Roma. Ci sono domande da parte vostra? Altrimenti continui. No, mi sembra male, qualcuno si stava sedendo. Giuliano, nei tuoi film, dicevi prima, no? Prima hai fatto l'esempio di quell'inquadratura, di quella scena, di quell'inquadratura di Sacco Vanzetti, in cui tu sei uno dei registi che non si innamora della macchina da presa, no? Ci sono dei colleghi, non cito, in cui il protagonista del film, anzi la protagonista del film, a volte sembra la macchina da presa, no? In cui c'è una specie di eccesso di attenzione per i movimenti di macchina che, facendo uno spostamento concettuale che forse non sta in piedi, mi fa venire in mente, quando vedo film realizzati, interpretati da giovani cineasti ora, che quella specie di agitazione della macchina da presa dovrebbe dare velocità, ritmo, dinamismo cinetico. Tu per fortuna sei molto attento, no? A come muovere la macchina, non cerca di non soffrire. Devo raccontare ciò che avviene, no, non è dire un tuo delirio solo, cioè devi raccontare il delirio della storia, eccetera. Ma io ho lavorato, ho fatto la seconda realtà con Sergio Leone nella Porno del Valle, e ho visto il suo disegnare con la macchina da presa. Lui con la macchina da presa voleva stupire anche con la macchina, ma però sei con la cavalleria, con gli indiani, con le cose, allora cioè, posso capire che parti da un dettaglio e vai a scoprire tutta la Monte Valle. Ma se sei dentro una casa e parti dal dettaglio della scarpa e vai a finire su un paradiso, io non lo so se serve, ben venga. Sempre che su una paradiso scopri che c'è una microspina, se c'è invece solo una lampadina, non me ne frega niente. Quindi il problema è che la macchina serve per scoprire e per raccontare, ma non le tue ambizioni, ma le ambizioni della storia. Il tema fondamentale, che ripeto, è quello scritto nel soggetto, che diventa poi trattamento e poi diventa sceneggiatura e poi va in montaggio e poi va sullo schermo. L'itinerario è questo. E dovrebbe andare sullo schermo quello che è scritto in sceneggiatura, più i miglioramenti fatti con gli attori, con i sopralluoghi,
coi collaboratori e quindi arrivare solidi in moviola senza insomma un po' cadere, c'è un film, non ricordo, che il montatore, molto amico di Tito Braschi, che è venuto da Venezia, non mi ricordo più il nome, Mecchina Marcalli, in un film, vide un film che non funzionava e propose di mettere un pezzo del finale in testa e divenne un flashback. Un pezzo del finale era l'inizio del racconto. E quindi tu stavi sempre un po' appeso per sapere come va a finire. Invece prima era raccontarlo e poi oddio come va a finire, non funzionava, mancava quello che si chiama il tirante. Mancando il tirante non tirava niente. Se non te tira, non tira. Tira, certo. Cioè, dimmi una cosa, ma tu disegni le scene? Appartiene alla no, sono dei, diciamo, no, le racconto gironescamente anche molto. Le racconto, se non andiamo al posto, io già nei sopralluoghi racconto come dovrebbe, a modo di disegnarlo, certo. Racconto come vorrei fare e spesso mi danno retta, se non mi danno retta lo capito, no, spesso mi danno retta. No, prendici una cosa molto importante, no? Cioè, che poi qualche volta uno se lo dimentica, nell'esempio di Cassavetes o con Charles Laughton, cioè il regista comunque è il padrone, deve essere, deve controllare il set, quindi deve avere anche un peso. Soprattutto deve avere un carisma col produttore. All'inizio è quello, il punto focale è quello. Perché anche quei tempi che corrono, cioè voglio dire, la lealtà del produttore dice guarda, ci sono questi soldi da fare questa settimana, ma se no non ho di più. Cioè, voglio dire, forse una chiarezza anche. È chiaro che i mezzi tecnici oggi permettono un'accelerazione, qua c'è persino troppa luce, dovremmo abbassare un po', perché tempi basta un po' di luce, no? Di qua, anzi di qua perché il taglio di qua, un po' di luce di rinforzo con queste tre e credo che loro due in avvenire potremmo girare come stanno già girando. Mentre invece una volta, addirittura i primi film, quando la pellicola a colori era 36 ASA, 36 nei teatri era mezzogiorno di fuoco, gli elettricisti erano legati, poi erano legati per non cadere dei ponti, era una cosa terrificante, infatti controfigure arrostite stavano fino all'ultimo momento, poi erano gli attori, poi finalmente si è piano piano insomma un po' più di asa, un po' più di numeri anzi sono alzati fino alla follia del nastro, che io continuo a insistere, che odio furiosamente, perché allenta, credete, allenta la tensione, bisogna far finta che c'è sempre il nastro, perché altrimenti allenta la tensione di tutti, i primi di attori, qualche volta che... perché io sono frognato, continuate, perché, ma come continua? Stop, altro ciak, motore. No, non mi piace, insomma, come dire, sono antico, però non è che uso ancora la biro, la penna, il fiostro, ho anche il computer, anche se con quello ogni tanto ci dico, però poi trovi uno che c'è, cioè un collaboratore col computer, cioè io non faccio fotografie, perché sono bravo lui a fare fotografie, non ho mai detto che l'ho messa la luce, perché so che mi va. Se ti chiama perché mi fido. Se chiamo i miei collaboratori è perché mi fido di loro. Poi, non ho mai avuto discussioni sul set. Indica mi ha seguito un po' di film, compreso quando era ragazzo, in bambinissimo, in Marco Polo, non ho mai visto litigare. Mi sono una volta solo, racconta Bruni nel documentario, una volta solo mi sono arrabbiato moltissimo con un allievo del centro sperimentale, perché criticava in maniera violenta i suoi colleghi. Lui aveva fatto una stronzata. Gli ho detto, guarda, è brutta. No, la mia bella, quella loro è brutta. Gli ho detto, guarda, tu, te lo fai. Urlando, perché non è possibile. Noi non possiamo. Se un film va male, ragazzi, va male per tutti. Dobbiamo pensare che... Mentre invece ci sono tanti tuoi colleghi critici,
c'è uno che si chiama Il di nome. Il. Non me lo ricordo, ho capito. che sembra che ama i dizionari, mi pare. Ama anche i dizionari, Il, sì. Che vorrebbe che i film sono come se l'avesse scritto lui. Cioè, no, i film devi giudicare quello che vedi, non quello che volesti aver visto, no? Capito? È vero? Sì, però non abbia detto il nome, mi piace. No? Senti, una cosa, no, io mi chiamo Uni, per esempio, non lo dico mai nessuno. Senti, no, volevo tornare su una cosa che insomma, sulla quale ti sei soffermato, che è il digitale, però il digitale ormai di fatto. No, bisogna saperlo usare. Bisogna saperlo usare. Esatto. Non ho detto che va. No. Se no voglio ancora i vetri a piombo in casa. No. Io dico, scusami, sta però. Io dico. No, ho capito. Meno male che c'è più generazione, tutto più. Però dobbiamo ricreare sul set la stessa attenzione, lo stesso silenzio, lo stesso trattenimento, la stessa emozione di pronti, ciak, azione! Ah, scusa, stop. Facciamo ritorno al posto. Seconda, tac, azione. Finché non c'è la quinta, l'ottava, la centesima, guarda. Perché non voglio portare in moviola 40 ore e poi scende in moviola un film balbettante perché c'è troppa roba. Io voglio portare in moviola il primo montaggio, può essere anche due ore, non ho detto quattro. Potrà arrivare a un'ora e 40 e ci devi già 20 minuti. Giuliano, però accade ancora che registi che anche recentemente che girano, hanno girato in pellicola, arrivano a una prima stesura del film che sono. Che ma anche nel 1950, devo dire. Questo ma poi dopo sta a te, come dire, gestirli. Io ho lavorato con un regista che fa un film a 220.000 metri di pellicola. Però se il produttore gli dice niente. Perché sono quelli che dice, motore, stop, scusate, sposta un po' il quadro lì, mettilo un po' più in là. Azione. Stop, no, è troppo in là, mettilo un po' più in qua. Intanto, stop. Ma quello là in fondo non lo vedo bene. Tu non provi qui. Insomma, ragazzi, vabbè, poi se trovano un produttore che qui non gli dice niente, con tutto il pericolo del consumo, beati voi. Senti, tu riesci a fare prove? Prima di cominciare a girare, cerchi di fare prove sempre. No, perché una delle lamentele, come sai, nel cinema italiano, questo lo dicono gli attori, dicendo, ah, però un tempo si prova di più, ora non c'è più tempo per trovare. Ah, insomma, voglio dire, ti ho detto che quel tempo che c'era prima era più dedicato al direttore della fotografia che a te, perché lui, per mettere quelle lampade, la Madonna, lì, eccetera, stativi, eccetera, era, ci voleva il suo tempo. Questo tempo adesso, grazie alle nuove tecnologie, te lo stai acquistando per te come regista, quindi tu hai il tempo per fare una prova, una volta addirittura le controfigure, come ti ho detto, perché era troppo luminoso, troppo caldo, eccetera. Adesso tu fai una bella prova, a parte il fatto che puoi provare anche prima, a parte il fatto che io ho provato, come ti ho detto, per due settimane a tutti gli attori del film, prima, in modo che non ci siano equivoci, perché se tutti hanno detto, hanno avallato tutto, abbiamo provato, io anche nell'opera, mi ricordo, ho fatto un'opera, il Pipistrello, all'Arena, alla Fenice, e questi cantanti erano, amore mio, ti piace come ti... Quando cantavano erano una delizia, appena parlavano, recitavano, una figura drammatica terrificante. Allora l'ho chiamato a tavolino e gli ho detto, vi comunico, mi ha chiamato la scuderia Ferrari per correre la Formula 1. Ho detto di no, perché non sono capace. Perché voi avete detto che sapete recitare Cagnacci, brava donna? Non dico che sono diventato, cioè, però insomma, per un mese l'ho tenuto a tavolino e poi andavo a cantare. Ma dico, ma non è possibile, hai capito? Bisogna, come dire, poi io anche al coro, nelle opere ho sempre detto, signori, vi ho raccontato l'opera, sbalordito, che in genere li usano come tappezzerie e coristi, vi ho raccontato l'opera e quello del signore, ricordatevi che per me chi entra in scena, vestito e truccato, è un attore.
se no cantate fuori scena. Grazie. Grazie. Anche un po' parafoli bisogna essere portati. Bisogna essere, sì, prego. Una curiosità, invece, tornando indietro al rapporto, dato che non ce ne sono anche tante di esperienze come la sua, di rapporto con altri registi, come aiuto, come seconda unità, qual era a suo tempo e come se si è evoluto nelle sue esperienze il rapporto di collaborazione? Cioè, è chiaro che il regista è uno ed è quello, naturalmente, che dà la direzione al film, le scelte, la determinazione, ma la qualità del dialogo con delle persone, come dire, così preparate naturalmente come era, insomma, stanno facendo, insomma, no? Qual era il tipo di collaborazione? Lei come seconda metà, come aiuto regista, era, come dire, un tecnico semplicemente, un uomo d'azione come giustamente l'aiuto regista deve essere, oppure così come nella seconda unità c'era un dialogo, non dico delle proposte, però una forma di fiducia che veniva affidata dal regista nei confronti di quello che era. No, non ti dava da fare la seconda unità, certo. Non ci sono dubbi. No, il problema della seconda unità è quello più drammatico, di fare l'aiuto su set al servizio diretto del tuo capo. Certo. La seconda unità c'è la scena, ma come l'avrebbe girata lui? Non è che ti ha detto, anche perché tu vai a cercare il posto, perché è di una battaglia Algeri, le scene molto forti, eccetera. È un casino, cioè anche le bombe, le esplosioni. Io giravo molto di più, non quello che era scritto, ma offrivo a lui, al regista, altre scelte, altre possibilità. Qui sì, abbondavo, perché non sapevo esattamente se giro io, presumo, anche sbagliando, presumo di fare quello lì, ma al servizio di un altro io abbondavo, non in metraggio, ma in quadrature da regalare a lui e a primo piano, perché altrimenti, e quasi sempre mi è andata bene, non fa sia in Capò, sia nella Battaglia d'Algeri, sia in altre situazioni, anche con Sergio Leone, in altre situazioni. Poi ho fatto anche dei film senza filmarli, quando ero in crisi, per guadagnare in maniera normale, ho fatto Universo di Notte. Che cos'è? È un film che è un mondo di notte, lui è Universo di Notte, ha fatto algo con Casablanca. E mi sono trovato, per esempio, mi è arrivata una cosa oscena come proposta a Hong Kong, che girava allora Jacopetti, girava questo film terrificanti, e mi arriva un telegramma della come si chiamava, vabbè, una sua introduzione, un telegramma dicendo gira qualcosa a Jacopetti, cioè violenze, mi hai girato come la testa, come dico la testa, per capire. E allora io ho chiamato uno che aveva lavorato con Jacopetti, un cinese, e gli ho detto, mi dicono che devo girare qualcosa di Jacopetti, che faccio? E ci mettiamo a discutere, allora viene un'idea di uno che entra in farmacia, e il farmacista era lui, questo che si chiama, e viene il suo assistente che gli fa segno che ha mal di stomaco. Lui va di là, prende, porta una gabbia piena, piena di topi bianchi. Ne prende uno, glielo mette in bocca, piccolino. E un po' è troppo bianca, poi corre a vomitare. Senza stacco. Quando l'ha visto in proiezione, perché mi ha detto che c'era qualcosa di Jacopetti, a momenti svengono. Il topino era di mollica di pane. L'unico con la mollica di pane, con la molletta dentro. L'ho preso per il culo. Viva l'Italia. Si fa questo. Ci sono curiosità domande da parte vostra? Laggiù, prego. Ho proprio una curiosità, il signor Peppone d'Oro se era stato dato per l'industriale o per il lavoro fino adesso? Per l'industriale, dopo una proiezione. Io, dato che mi spiego, anche questo dovete sapere, non è che poi i film diamo sempre la colpa
alla distribuzione. Se fa, uno fa un film difficile, fa un film sulla crisi, il momento in cui la crisi la gente lo soffre, noi quando l'abbiamo scritto nel 2009, immaginavamo che avevamo visto questa mare mosso, che arrivasse sto tsunami, non potevamo immaginarlo, né certamente pensarlo. Ma mi era già capitato, per esempio l'Agnese va a morire, va bene in tutta Italia, ma va male proprio a Bologna. Va tutta Italia, va bene, ma non va bene a Bologna, città della scrittrice del libro L'Agnese va a morire. Allora io mi metto fuori, mi faccio stampare dei volantini con scritto, io sono il regista del film, L'Agnese va a morire, tratto da un romanzo della vostra concittadina. Abbiamo faticato tanto per questo film, nelle valli di Comacchio, nel freddo, perché non andate a vederlo? E al mattino mi sono messo davanti al cinema a distribuire i volantini, aspettando che arrivasse il fotografo del resto di Carlino e il giornalista a fare l'intervista. Il giorno dopo, da 200.000 lire, è andato 1.800.000, perché li ho commossi. Non è che io, per quest'anno, in questo periodo, ho fatto 23 città senza distribuzione da solo. Ho distribuito il film. Sono andato nelle città, perché quando c'è il regista, la gente viene. E quindi gli ho raddrizzato un po' le ossa. Godly Tools con Spencer, Franco Nero, eccetera, me lo montano al vecchio cinema Adriano, che era lo stadio allora, e beh, è una follia, un film difficile, parla di due tedeschi che vengono il quinto giorno di pace, vengono fucilati perché ritenuti delinquenti dagli stessi tedeschi, ma lo mettete lì, ma... E allora Canitelli, tutto dice, ma hai ragione te, fa la settimana ancora per lo smonta Amati, allora il proprietario si chiama Amati, lo smonta. Io sapevo dove abitava Amati, che abita via dei Pilini, dove c'era un altro, la società di doppiaggio, vorrei dire in Italia. Mi metto davanti al suo cancello e aspetto che mi esca. Alle 2 sapevo che usciva, l'avevo già visto. Si apre il cancello automaticamente, c'è due guardie al corpo che mi vede, io alzo le mani. Dico, voglio parlare con lei. Ma chi sei tu? Ma chi sei? Sono un regista di un film che lei vuole smontare. Ma non ha cuore lei. Lei smonta questo film. Abbiamo fatto una fatica. Jugoslavia, freddo, pioggia. E lei non lo sa. Mi fa male morire, è timido. Ha fatto una cosa che spero non vedere mai più nella vita. Oh! E si metteva sotto. Ma dimmi te, mi sono sputato due volte per aria. E mi ha detto, ampiamente saluto. Arriva in macchina, me l'ha tenuto altre 3 settimane, dicendo, oh, è arrivato il regista, ma toccate il cuore. Quindi, preparatevi ragazzi, non date sempre la colpa agli altri. Se fate un film difficile, l'avete fatto voi. E quindi dovete sostenerlo col cuore, come l'avete fatto. Vi voglio bene. Giuliano, un'ultima cosa almeno da parte mia. Dopo l'industriale stai immaginando, scrivendo, cosa insieme a Vera cosa state congegnando? Abbiamo pensato di fare un film che il titolo è invece sono, ma gli euro mancano. Sarà una commedia, mi fare capire dal titolo. No, intendo dire, no, qualcuno mi chiede come mai non ho fatto dei film divertenti e commedia. E a un certo punto avevo fatto l'episodio, si chiama Estra con il Dame, che è molto bello, provate a ritrovarlo. No, è molto bello. Allora, tu l'hai visto, giusto? Sì, sì, l'ho visto anche da ragazzo. Allora, io ho lavorato poi con il buon Freddy, ma non era proprio un film comico. Io ho capito che i comici bisogna esserci, insomma, vuol dire ci vuole con i cieli, lo scopo, che li conoscono. Che c'è un'ammagnazione, insomma, che c'è una fiducia reciproca. Io ho provato con Sordi a dirgli, Alberto, ma lo vorresti fare il Belli, Gioacchino Belli? Gioacchino Belli, sto poeta romano, era anche un
concessore, prima scriveva quelle cose lì, guardi i nodi del cazzo, non lo hanno detto, attenzione, non puoi fare, anche gli ardono. Dopo una settimana mi chiama e fa, a Giuliano, Noè, se fa piccoli con i diavolacci, quando muore il diavolaccio le fiamme, oh, perché quello è un film che fa incazzare i preghi, fa incazzare tutti. Ma noi non posso fare che lui aveva. E poi ha lasciato tutto ai preti, alle suore, che per i suoi averi, aveva paura del diavolaccio, delle fiamme, del fuoco. E allora non l'ha voluto fare. Ma poi ci vuole l'intuizione appunto di Mario, che va a cena con Gassman e dice, ma questo è un attore comico straordinario. Io ho lavorato con Gassman, perché come si fa a dire che Gasmo perché è un attore comico? O tu, gruppo di terra, il braio, un moto di sangue, perché dovevi sentire la sua bocca, sono qui per canto, ma come fa a essere comico lui? Era comico anche, grazie a Monicelli. Io non ce l'avrei mai pensato. E questa è l'intuizione di chi sa valorizzare certi attori, e chi invece li prende come sopra e li usa per quello che servono. Questa è l'ultimissima cosa, giuro. Non voglio naturalmente né pagelle né giudizie. La tua però, in base alla tua esperienza, una tua considerazione sulla leva di attori e di attrici giovani che abbiamo in questo momento. Ma devo dire che grazie alla televisione tu vedi che trovi delle bambine che hanno 4 anni che intanto già ballano cose, poi dicono le battute. C'è un pappagallaggio notevole, però è anche vero che questo esercizio di vedere anche quelli che non funzionano per fare meglio di loro è nato una generazione abbastanza intrigante e che si bruciano rapidamente perché non sanno gestirsi, perché vorrebbero fare tutto, 5 film a tempo, poi non sai quale andare a vedere, vorrebbero fare anche la pubblicità, e quindi la non va fatta, anche un documentario, anche quello che sta, insomma, devono gestirsi meglio. No, gli agenti basta guadagnare, che glielo frega, però loro, ecco, una cosa importante che ho capito dei grandi attori, se io dovessi fare un ritratto di Gian Maria, farei un film sulla sua regia, che come sai non l'ha mai fatto, ma c'era, era di scegliere i film da fare. Quella è una regia, mai ripetersi, ma lui ha fatto una cosa 2 volte, il Moro, ma sono talmente diversi, talmente reinventati, che ha usato i personaggi. La vera intelligenza di un attore è quello di riproporsi sempre in maniera nuova. Sai dopo il film di Petri, Indagine, quante volte ha chiesto a Gian Maria di continuare a fare quel tipo di personaggio? Ne ha goduto Giancarlo Giannini, lui ha sempre detto di no, e questo merita l'ammirazione che molti di noi hanno per lui, e soprattutto di dire che è veramente quello da regia. Molti non sanno gestirsi, vorrebbero fare tutto, e le sfilate di moda, e il coso, e essere in televisione, e poi dopo di inflazione, sei inflazionato, e quindi perché ti devo pagare? Guardate quello che succede a Zingaretti. Zingaretti ha esordito con me, era uno dei giovani attori nel film girato a Ferrara di Occhiali d'Oro, ed era un attore che poi improvvisamente, quando tu fai per tutta la vita Montalbano, la gente ha difficoltà ad andare a pagare il cinema. E lui, quando fa i film, che è bravissimo, però col botteghino fatica, perché non è Montalbano, la gente lo pensa così, gratis a casa. E è accaduto mica solo a lui, è accaduto a tanti attori. Bisogna sapersi gestire, un attore deve sapersi gestire, e anche un regista deve sapersi gestire. Io poi ho fatto molta pubblicità, ho inventato la stagionata del Deporto, si è fottuto anche un attore di pure di là, Castelnuovo. Ma io ho fatto anche tanto altro, ma il massimo è stato una volta di pedagogia
poi non l'ho più fatta quando ho visto, mi hanno detto che c'ha dei miei film interrotti con i miei nomi, con la mia pubblicità, purtroppo. Ma mi ricordo per l'agonia c'erano tutte queste caramelline, microscopi, ne sparpagliate, poi gli scatoletti, no? E c'era il padrone dell'agonia, carino, mi guarda, mi dà una caramellina e fa, ma lei, l'ama! Che sono da mio mondo. No, la stimo, caccia! E mi ha fatto fare la pubblicità. Io ringrazio moltissimo Giuliano Montalvo, non potevamo cominciare niente.